La piaga purulenta oggi è la corruzione, quando ieri era la barbarie che ingoiava vite umane tra assassinati e desaparecidos. In mezzo, ieri come oggi, la Chiesa, il coraggio di una voce che con la sua azione caritativa e le sue denunce fa da contrappeso alle derive sociali e politiche di un paese dalla democrazia troppo fragile. Le due facce del Guatemala, la storia e la cronaca, sono state presentate al Papa dai vescovi del paese centroamericano in visita ad Limina lo scorso 22 maggio e qualche ora dopo aver incontrato Francesco, il presidente dell'Episcopato, Monsignor Gonzalo de Villa y Vázquez, parla senza infingimenti della ragnatela che soffoca la sua terra. Il Guatemala sta vivendo un momento storico particolare. La questione della corruzione nel paese è veramente un tema generale, strutturale, sistemico. Nell'ultimo anno e mezzo si sono fatti dei passi avanti. Abbiamo infatti un ex presidente in carcere. Ci sono indagini in corso che hanno riguardato persone finora intoccabili. Ma comunque la corruzione negli ultimi anni è stata praticamente la benzina che ha fatto funzionare lo Stato, compreso il governo attuale, che proprio temendo di essere coinvolto in questioni di corruzione è paralizzato e non fa nulla. Parte dal fatto che senza corruzione non sa funzionare. Alla corruzione si somma l'emorragia dell'immigrazione. 3 milioni di guatemalteci vivono negli Stati Uniti, una presenza, dice il capo dei vescovi, che genera ricchezza e opportunità, ma spezza le famiglie. Famiglie che conservano i tratti del popolo Maya, la cui cultura fiorì proprio a queste latitudini. Sono vescovo in una diocesi che è forse la più indigena di tutte le Americhe. Ho più sacerdoti indigeni rispetto a tutte le altre diocesi del continente. Il 95% dei miei seminaristi sono indigeni. E tutto questo fa sì che la diocesi e in generale anche tutta la Chiesa abbia un volto molto indigeno, cosa che è bellissima. Al Papa ho letto una lettera che inviava il consiglio parrocchiale di una parrocchia indigena della mia diocesi, in cui il parroco, morto nell'81, verrà beatificato quest'anno e proclamato martire. Se in Guatemala la Chiesa parla di martirio, un nome balza su tutti. Juan Gherardi, storia recentissima, difensore degli indios, colui che il 24 aprile del 98 alzò il velo sulle atrocità della guerra civile degli anni precedenti e 2 giorni dopo finì massacrato in una parrocchia della capitale. Oggi, purtroppo, la violenza nel paese è di natura diversa. E pertanto continuano a verificarsi un alto numero di crimini che provocano la morte delle persone, in alcuni casi in difesa della verità, di cause fondamentali. E in qualche modo ciò, con l'effusione del loro sangue, le rende testimoni dell'amore per la verità e anche dell'amore per il Vangelo.